Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate Luigi, prego, ne ha la facoltà. Buongiorno Sindaco, buongiorno Commissario Ferrarese, buongiorno consiglieri, colleghi consiglieri. Ma intanto sto notando che questo Consiglio Comunale, certamente monotematico, sta prendendo una piega più di una valenza politica di voler attribuire meriti o demeriti inerenti appunto ai giochi del Mediterraneo. Partiamo da un presupposto. Esprimere delle critiche alla gestione, alla organizzazione dei giochi del Mediterraneo vuol dire difendere i giochi del Mediterraneo, non andare contro. I giochi del Mediterraneo hanno una funzione, dovrebbero avere una funzione importante, importantissima, non solo per l'evento sportivo, per la promozione del territorio, ma anche per lasciare delle strutture alla città di Taranto, strutture permanenti che ti possono poi aiutare nella crescita per 10, 20 anni, 30 anni e quant'altro. C'è da dire però che, come si suol dire, la montagna ha prodotto il topolino. Non ha certo responsabilità il commissario Ferrarese, che è arrivato in tempi molto ma molto brevi, c'è da dire che vi sono delle enormi responsabilità politico-amministrative e gestionali di questa amministrazione Melucci, ma anche della regione con asset. Quindi nessuno facesse il verginello, politicamente parlando, né il comune di Taranto né la regione Puglia. È importante stabilire questi aspetti. Ancora, ho detto, tempi, delle lungaggini mai viste, dei ritardi mai visti. Ricordiamo che le delibere propedeutiche all'approvazione dei progetti sono addirittura del luglio, solo di luglio 2023. Io e il collega Massimo Battista abbiamo dovuto fare le peripezie per poter ottenere il master plan, e da questo master plan emergono delle situazioni strane. Leggo per esempio i primi 5 punti. Punto 5, ristrutturazione dello stadio di Lecce. Uno parla dei giochi del Mediterraneo di Taranto e il finanziamento, la disponibilità dei 150 milioni di euro riguardano anche Lecce. Ma andiamo avanti. Tempi di impianti, cosa c'è di nuovo? Stiamo parlando soltanto di strutture rabberciate, che chiaramente si devono rabberciare perché ci sono state queste pesantissime lungaggini, questi pesantissimi ritardi. Io ricordo le promesse del sindaco, le favole in campagna elettorale sul nuovo stadio di Taranto, doveva essere come lo Juventus Stadium, la piastra commerciale, la torre, l'albergo, nulla, la montagna ha prodotto il topolino. E c'è da dire anche che con riferimento alla ristrutturazione dello stadio Iacovone, la delibera di giunta è addirittura del 29 settembre, quindi stiamo parlando di termini, come dire, tardivi, 29 settembre 2023, in limine mortis, proprio alla fine delle fini. Dicevo, quindi, per non parlare anche della piscina, per carità, i tempi lunghi ci produrranno una piscina monca, perché se si farà in tempo, ci sarà la copertura di una delle due vasche e poi post giochi la copertura definitiva, gli impianti di climatizzazione e la chiusura totale della piscina. E mi fa specie, mi viene da ridere, anzi da piangere, quando sento il sindaco, quando sento il vice sindaco Azzaro e assessore allo sport. Taranto città europea, ma quale città europea dello sport? Taranto città europea dello sport, scusatemi, ma se non siete stati capaci di dare l'agibilità allo stadio Renzino Paradiso, intendiamoci, le responsabilità, bisogna dirlo, di Talzano, il Renzino Paradiso di Talzano, non sono solo di Rinaldo Melucci, perché qui non è che bisogna ora coloro i quali hanno
amministrato con Rinaldo Melucci, il Partito Democratico e le altre forze di centrosinistra, ora non è che si scarica tutto su Rinaldo Melucci. Il fallimento politico di Rinaldo Melucci equivale specularmente al fallimento politico di quella maggioranza e di quelle forze politiche che si sono sfilacciate e distaccate nell'ultimo mese. Che dire, impianti vecchi, impianti rabberciati. Avremmo voluto altro per Taranto, avremmo voluto altro per Taranto. E che dire, anche i tempi lunghi dello stadio Jacobone, per esempio, leggiamo che la conclusione dei lavori dello Jacobone è per aprile 2026. Queste lungaggini ci faranno arrivare, passatemi la metafora, alla stazione proprio 2 o 3 minuti prima che parte il treno. Scusate, aprile 2026 è solo 2 o 3 mesi prima, 3 mesi prima dei giochi, 3 o 4 mesi prima, non so, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 4 mesi prima. E se ci sono degli intoppi burocratici e se io andando alla stazione trovo traffico e ritardo, cosa succede? Ecco, io ripeto, in questo intervento stigmatizzo la superficialità, l'approssimazione e il dilettantismo politico della Regione Puglia, dell'amministrazione comunale. Devo dire che il commissario ha fatto quello che poteva fare e, come dire, questa città purtroppo è condannata, come si suol dire, a fare le nozze con i fichi secchi. Quindi è un giudizio assolutamente negativo. I giochi del Mediterraneo è giusto che si facciano, si devono fare, però certamente non raggiungono quello scopo, quelle finalità che, ripeto, non sono solo limitate e sostanziali e limitate, circoscritte alla semplice, al semplice svolgimento dei giochi. Ho concluso, che dire, andiamo avanti. È purtroppo una Taranto povera, povera proprio nella progettazione, è una Regione Puglia anche per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo. Grazie consigliere Abbate.